Prego, consigliere. Grazie Presidente. Sì, nel mentre ho avuto modo di accertare che anche per le commissioni funzionasse allo stesso modo. Ma io volevo ribadire ancora una volta il concetto che ho fatto già prima, perché è inerente comunque a questo regolamento che viene stravolto in virtù anche della delibera che abbiamo votato poco fa. Torno a ripetere, devo fare un emendamento, lo faccio formalmente, di poter inserire in questo regolamento la possibilità dei consiglieri di poter richiedere che gli venga recapitato all'indirizzo che è stato dato al Comune quelle delibere, quei documenti che lui richiede in cartaceo, che deve essere chiaramente cose eccezionali, perché se tutti i mesi io richiedo tutti i documenti in cartaceo non ci viene più a risparmiare, quindi è inutile aver fatto l'informatizzazione. Ma se saltuariamente viene fatta richiesta di uno o due documenti in formato cartaceo, il consigliere deve avere la possibilità di averlo, perché torno a dire, non sono tutti pensionati o disoccupati, ma ci sono anche dei consiglieri che lavorano e che non hanno la possibilità di recarsi in comune presso gli uffici o presso la stampante messa a disposizione nella sala dei consiglieri a fare da sé le fotocopie. Prima non mi ricordo più chi, me ne chiedo scusa, mi hanno detto vabbè, allora il comune ti fornirà di carta e di cartuccia per la stampante e te le fai a casa tua. Se però tutti facciamo così siamo sempre lì, non c'è più risparmio e torniamo da capo. Per avere risparmio insieme al lavoro ben fatto, ribadisco il concetto, per avere risparmio insieme a un lavoro ben fatto si deve avere la possibilità, ripeto, per chi non può, no? Per chi non può, di farsi recapitare a casa del cartaceo. Va bene il discorso dell'SMS, almeno quello sono contento, perché stavo per dire appunto che se ci fossero dei problemi con la chiavetta di segnale o che so io, magari mi viene inviata l'email che giorno tal dettagli c'è consiglio comunale, io non riesco a vedere l'email e salto il consiglio comunale perché non ho visto la convocazione. Avendo almeno un servizio di riserva come l'SMS, so che comunque c'è consiglio, anche se purtroppo non riesco a vedere la convocazione, ma in quel caso là so che è già previsto l'invio del cartaceo nel caso in cui ci fosse qualcosa che non va. Ribadisco il concetto, sono favorevolissimo all'informatizzazione, ma questo non deve precludere quel una tantum in casi di particolare interesse di ricevere il cartaceo del particolare, della delibera in particolare, a casa, per chi per motivi di lavoro non può venire in comune a farle da sé. Ripeto, questo perché non siamo dei professionisti della politica, ma dei volontari che devono occuparsi anche di altre cose. Grazie.